curiosità, la prossima volta che andremo ad osservare magari potremo anche osservare questa stella, perché ha una magnitudine 7.7 e con un binocolo si può osservare. Per cui, oltre a osservare con i nostri telescopi la bellissima nebulosa planetaria della Volpetta M27, potremmo spostarci di 0,3 gradi e osservare con un semplice binocolo questa stella HD 189 733, e pensare che stiamo osservando indirettamente anche un pianeta che orbita un gioviano caldo, anche se non si vedrà ovviamente, non sono visibili questi pianeti neanche con i più sofisticati telescopi. E un altro gioviano caldo si chiama, finalmente un nome, Osiride, nella costellazione di Pegaso. È un puffy planet, un pianeta gonfio, molto buffo questo pianeta, è sempre un gioviano caldo e è così vicino alla sua stella che evapora praticamente, perché il vento stellare gli porta via dalle 100 alle 200 tonnellate al secondo di gas, e formando una coda, come vedete nell'immagine, nella ricostruzione di fantasia, una coda di gas in direzione opposta alla stella, perché la stella soffia via l'atmosfera del pianeta. Appunto, orbita in solo 3 giorni e mezzo intorno alla stella e ha una temperatura altissima, ovviamente 750 gradi Kelvin in questo pianeta. Ovviamente anche su questo pianeta non la vita come noi la conosciamo è impossibile. Questo è più vicino, solo 150 anni luce da noi, è nella costellazione di Pegaso. Sono chiamati Puffy Planet, questo HD 209 458b, questo pianeta, pianeti gonfi, perché appunto hanno quello che non vi ho detto anche nel gioviano caldo di prima. Questi gioviani caldi hanno un raggio poco più grande di quello di Giove, ma la massa più piccola. Cosa vuol dire? Che questi sono gonfi, hanno delle dimensioni più grandi, questi pianeti, di quelle che avrebbero se fossero posti a distanza più lontana dalla propria stella. Siccome sono così vicini, il vento stellare li gonfia, per cui sono meno densi e si espandono, diciamo, perché vedete la massa è più piccola di quella di Giove, eppure il raggio è più grande, le dimensioni sono più grandi, perché il pianeta è gonfio e la temperatura è altissima. Anche in questo pianeta siamo riusciti a studiare l'atmosfera, composta in grande parte di idrogeno, ma con delle cospicue quantità di ossigeno e carbonio, monossido di carbonio, CO, e vapore acqueo un poco, ma c'è anche qui. Questo è un pianeta, no, non lo riusciamo mai a dire questo nome, forse si parla di, in questo caso di pianeta, diventerà un pianeta, no, non lo dirò, lo leggete, non lo so dire. Praticamente si suppone che questi pianeti giganti, gassosi, così vicini alle loro stelle, prima o poi evaporeranno, ci sarà un effetto di fotoevaporazione e rimarrà solo il nucleo del pianeta, il nucleo metallico. Si suppone che questo sia successo, cioè è solo un'ipotesi, anche per Mercurio, perché Mercurio ha un nucleo di ferro veramente enorme e sembra più che un pianeta, sembra un nucleo di un pianeta Mercurio. Per cui c'è chi ha supposto che Mercurio fosse un gigante gassoso, un gioviano caldo vicino al Sole, e che il Sole ne abbia spazzato nei milioni e milioni di anni l'atmosfera e che sia rimasto solo questo nucleo di ferro enorme che è Mercurio praticamente, ma non è accertato scientificamente, è un'ipotesi. E invece pare che Osiride diventerà proprio così, sarà spogliato di tutti i suoi gas per rimanere un nucleo di ferro, di roccia e poco più. Ecco così, vabbè, mi piacciono le immagini di fantascienza di come potrebbe essere.
essere la vista da un pianeta gioviano caldo. Ovviamente queste specie di laghi non è acqua, ma potrebbero raggiungersi temperature di fusione per i silicati, potrebbero essere addirittura lava o roccia fusa, e le loro stelle apparirebbero enormemente più grandi e riempirebbero il loro cielo. La vista da un gioviano caldo deve essere bellissima, spettacolare, anche se il pianeta in sé è veramente, sarebbe veramente un inferno. Allora, e poi c'è un'altra categoria, dopo pianeti simili alla Terra, dopo le superterre e dopo i gioviani caldi, c'è una categoria di pianeti, cosiddetti pianeti erranti o pianeti interstellari, che anche questa è una categoria che mi affascina. Vedete come sono più belle le categorie dei pianeti completamente diverse dal nostro, in fondo. Perché Kepler-186 sì, è bello, simile alla Terra, ma qui stiamo veramente scoprendo delle cose che non conosciamo. Questi pianeti sono pianeti orfani, non girano intorno a nessuna stella e sono erranti nello spazio. Forse sono stati scagliati via dal loro pianeta, dal loro sistema planetario, perché magari hanno incrociato l'orbita di un pianeta più grande o mentre si è formato il sistema planetario sono stati scagliati via nello spazio. Non sappiamo come mai, sappiamo che esistono e che ci sono e che non hanno nessuna stella, non hanno per cui nessun modo di rivoluzione, nessun anno, non hanno le stagioni, non hanno niente. Sono orfani, ma sono pianeti o sono nane brune? Perché vi dico questo? Perché i pianeti orfani che sono stati trovati, ovviamente sono tutti molto grandi, perché è difficile trovare un pianetino piccolo perso nello spazio. E sono così grandi questi pianeti, che sono molto più grandi dei giganti gassosi. Ora, sconfinano quasi. Alcuni pensano che siano delle nane brune. Cosa sono le nane brune? Ho parlato di stelle nane rosse, che sono stelle che sono, ecco, vedete nel disegno, il primo in alto è il Sole, la loro mass star è una nana rossa, una stella nana rossa, e poi c'è la nana bruna, brown dwarf è la nana bruna. Le nane brune sono delle stelle, le chiamano stelle mancate, quelle stelle che non riescono ad accendere al loro interno la fusione dell'idrogeno in elio, i meccanismi nucleari per cui una stella si accende. Però non sono neanche pianeti le nane brune, e in realtà le nane brune fondono il deuterio e fondono il litio, anche se non trasformano l'idrogeno in elio, per cui non sono per niente stelle mancate, perché c'è una trasformazione nucleare al loro interno, però le hanno sempre chiamate così, nella divulgazione si chiamano stelle mancate. E, allora, fino a 13 masse solari, gioviane, di Giove, un corpo può essere definito pianeta. Dopo le 13 masse gioviane, dalle 13 masse gioviane fino a 65 volte la massa di Giove, si parla di nana bruna, ovvero di questa stellina che non riesce ad accendere la reazione nucleare, è molto freddo ovviamente. Poi dopo le 80 masse gioviane, finalmente si può parlare di stella e si riesce ad accendere la reazione nucleare all'interno e si accende una stella, anche se è una stella piccola, una nana rossa. Questo pianeta interstellare è stato scoperto, il pianeta interstellare, che è proprio al limite. Guardate che nome che ha, sembra un nome da codice fiscale, CFBD-SIR 2149, è nella costellazione dell'Acquario. È un pianeta vagante, senza stella, e che è stato scoperto alla fine del 2012. Ovviamente ho messo i punti interrogativi perché non ha una stella madre, non ha nessuna distanza dalla sua stella e non ha un periodo orbitale. Però è grosso dalle 4 alle 7 masse gioviane, per cui non è una nana bruna questo pianeta. Questo pianeta è proprio un pianeta gigante gassoso orfano, con una temperatura di circa 700 gradi Kelvin. E per cui se ne stanno scoprendo tantissimi. Che poi si estende anche il concetto di fascia di abitabilità, perché fino adesso vi ho detto la fascia di abitabilità è una zona intorno a una stella
dove è possibile per un pianeta mantenere l'acqua liquida sulla sua superficie. Va bene che ci sia una temperatura sufficiente per la vita, però la fascia di abitabilità, questa è quella che definiamo noi, il caso classico da manuale, ma in realtà chi l'ha detto che non ci può essere vita al di là della fascia di abitabilità? Hanno fatto delle ipotesi, per esempio nei pianeti interstellari, se un pianeta durante la propria formazione ancora caldo viene espulso dal proprio pianeta, dal proprio sistema planetario e vaga nello spazio, però se riesce a essere così massiccio da mantenere un'atmosfera e da mantenere una temperatura di equilibrio, magari anche con delle eruzioni vulcaniche, una fase, un'energia geotermica, la vita potrebbe benissimo esserci. Ovviamente non durerebbe tanto, perché prima o poi perso nello spazio senza nessun'altra fonte di energia esterna come quella di una stella, però potrebbe durare milioni di anni. Ovviamente la vita, parlo anche di batteri, di forme di vita semplici, non elaborate. Per cui lo studio di queste possibilità è veramente scientificamente più una sfida e più affascinante del trovare la vita tutta uguale a noi. Sappiamo benissimo com'è la nostra vita, per cui è più affascinante, secondo me, trovare qualcosa di diverso. Questi sono i fantastici 29, quelli di cui vi ho parlato fino adesso, i 29 pianeti, la famosa lista della top 10 dei pianeti potenzialmente abitabili. Questa lista è stata stilata dall'Università di Puerto Rico ad Arecibo e hanno un sito bellissimo su internet, se vi capita, PHL, Potential Habitable Exoplanets, andatelo a vedere perché è veramente interessante questo sito. Sulla sinistra vedete le dimensioni della nostra Terra, piccolina, di Giove e di Nettuno. Di Nettuno e i 29 magnifici pianeti di cui non vi ho parlato di tutti, nella prima parte della presentazione vi ho parlato di questi pianeti simili alla Terra, non di tutti, però vi volevo ricordare che vi ho parlato di Kepler 186f, il primo pianeta di cui abbiamo parlato, che dista più di 500 anni luce dalla Terra, poi di Kepler 438b, che è il numero 1, vedete le dimensioni come sono paragonabili a quelle della Terra. E poi di EPIC, il sistema di tre pianeti che gira intorno alla... Vedete che c'è scritto Mu, perché EPIC è l'ultimo pianeta che è stato inserito in questa classifica. Poi vi ho parlato di Kepler 22b, la superterra, e che nonostante sia una superterra è potenzialmente abitabile perché ha una temperatura stimata di 20 gradi, e di, ecco, questo era il pianeta del poster, quello della supergravità, quando vi ho fatto vedere il poster della NASA e c'era questo pianeta che è una superterra, per cui deve avere una supergravità, e poi abbiamo parlato del pianeta dei tre soli, Gliese 667cc. Ecco, va bene, ma vicino a casa nostra cosa c'è? Sono tutti pianeti lontani, vicino a casa nostra c'è qualcosa. Allora, la stella più vicina a noi, più vicina al Sole, è Proxima Centauri, si dice sempre Alfa Centauri, generalizzando, perché Alfa Centauri è il sistema stellare più vicino a noi, è un sistema stellare triplo, composto da Alfa Centauri, che è una stella gialla, un po' più luminosa e leggermente più grande del nostro Sole, da Alfa Centauri A. Alfa Centauri B invece è una nana arancione, un pochino più fredda del nostro Sole, e Proxima Centauri. Allora, queste due stelle, la stella Alfa Centauri A e Alfa Centauri B, ruotano l'una intorno all'altra, cioè intorno a un centro di massa comune. Comunque sono stelle che, legate gravitazionalmente, e ruotano l'una intorno all'altra in 80 anni. Dopodiché c'è la Proxima Centauri, che è una stellina, una nana rossa, una stella di classe M, nana rossa, che orbita intorno alle altre due, molto distante da loro, e in circa in un periodo compreso tra i 100.000 e i 500.000 anni. Infatti c'è persino chi dubita che sia effettivamente legata gravitazionalmente con la coppia A e B. Anzi, si pensa che sicuramente in un prossimo futuro Proxima Centauri
lascerà il sistema e abbandonerà questo sistema e non sarà più legata gravitazionalmente con le due stelle. Alfa Centauri A e Alfa Centauri B distano da noi 4,3 anni luce circa. Proxima Centauri 4,2 anni luce, un pochino più vicina. Ora, l'unico pianeta che è stato trovato è Alfa Centauri B, intorno ad Alfa Centauri B è stato trovato un pianeta. E è il pianeta in extrasolare in assoluto più vicino a noi. Perché, signori, solo 4,2 anni luce è niente. Fino adesso abbiamo parlato di 500 anni luce, 130 anni luce, 40 anni luce. 4 anni luce è veramente vicino per essere studiato. Purtroppo questo pianeta potrà essere superato, questo record, solo se si troveranno dei pianeti in orbita intorno a Proxima Centauri, ma per il momento non si sono ancora trovati. Questo pianeta purtroppo non è nella fascia di abitabilità della sua stella, è un pianeta molto caldo e non può permettere la vita per come noi lo conosciamo. Vediamo qui Alfa Centauri B che ha una temperatura di 870 gradi, è più o meno dico una super terra, secondo me mica tanto super, però ha una temperatura altissima e ha un periodo di rivoluzione intorno alla sua stella di soli 3 giorni, per cui insomma troppo vicino e troppo caldo. Peccato, sarebbe stato bello trovare così vicino un pianeta potenzialmente abitabile. Pensate, i giornali si sarebbero sbizzati, si sarebbe gridato veramente al miracolo. Una curiosità, vi parlo di un pianeta che è stato scoperto recentemente, un esopianeta con i superanelli. Questo pianeta ha un sistema di anelli da far impallidire Saturno, è anche lui un gigante gassoso, ma ha un sistema di anelli di 120 milioni di anni luce. E la particolarità è che questo, come è stato scoperto? È stato scoperto sempre col metodo dei transiti questo pianeta, e la sua curva di luce era stranissima perché si vedeva praticamente, durava dei mesi l'occultazione della stella da parte del pianeta, durava dei mesi perché questi anelli sono talmente ampi che coprivano la luce della stella. Però siccome tra un anello e l'altro ogni tanto c'è una zona vuota, la curva di luce aveva dei picchi, faceva degli strani, aveva un andamento irregolare. Allora gli astronomi hanno capito che doveva essere un pianeta con degli anelli, soltanto degli anelli possono produrre una curva di luce così irregolare, quando appunto vedete qui nel disegno la stella è occultata dagli anelli, però in modo irregolare. Si vede lo stesso tra un anello e l'altro, la sua luce, i suoi bagliori, per cui la sua curva di luce sarà veramente peculiare. Questa è una curiosità, praticamente. Il futuro, allora il futuro, nel 2017 sarà un anno interessantissimo, perché nel 2017, fra soli 2 anni, la NASA metterà in orbita TESS, una missione appunto che studierà i pianeti con il metodo del transito, esattamente come fa Kepler, per cui TESS ci porterà un sacco di pianeti in più scoperti, secondo me. E poi sempre nel 2017 l'ESA 1-1, America, Europa 1-1, l'ESA, questa volta l'Europa, metterà in orbita KEOPS, una sonda che studierà, questo è interessantissimo, l'atmosfera dei pianeti, e questa veramente sarà la cosa che più ci interessa per vedere se nelle atmosfere appunto ci sono prima di tutto sono atmosfere simili a quelle della Terra o comunque atmosfere che possono possono supportare la vita, e comunque studiare gli elementi chimici ci insegnerà tantissimo su quei pianeti. Poi nel 2018 sarà lanciato lo
James Webb, il telescopio spaziale che sostituirà Hubble, il telescopio spaziale Hubble. Anche questo la NASA, per cui adesso siamo alla NASA, siamo 2-1 per gli americani di missioni, e veramente il telescopio spaziale Hubble ha scoperto anche lui dei pianeti. Io non l'ho citato, ho citato solo Cort e Kepler, però anche il telescopio Hubble ha scoperto dei pianeti, e James Webb speriamo che faccia meglio. E però l'ESA, finiamo con 2-2, 2 ESA e 2 NASA. L'ESA nel 2024 metterà in orbita Plato, sempre una sonda che studierà sempre i pianeti extrasolari, per cui il futuro ci porterà veramente tantissime scoperte. Se fino ad oggi abbiamo scoperto quasi 2000 pianeti extrasolari, alcuni completamente diversi dal nostro, altri forse simili, non oso pensare. Dal 2017 in poi veramente siamo fortunati, siamo la prima generazione che ha la possibilità, la chance forse, di trovare qualcosa di interessante o un pianeta potenzialmente veramente abitato nell'universo. Siamo la prima generazione che tecnologicamente ha questa chance. E per cui il futuro sarà veramente entusiasmante. Tra l'altro siamo all'inizio di queste scoperte sui pianeti extrasolari, per cui siamo un po' dei pionieri, e questo rende tutto quanto veramente, secondo me, più affascinante. E quanti pianeti ci sono nell'universo? Allora, i pianeti scoperti, ripeto, sono 1889 finora, che ruotano intorno ad altre stelle. Ma quanti pianeti ci sono in una galassia? Questa è la galassia di Andromeda, la galassia più vicina a noi, e dista 2,5 milioni di anni luce. La galassia di Andromeda è più grande della nostra. La nostra si stima che abbia 200 miliardi di stelle. Ora, considerando che intorno a una stella possono ruotare tanti pianeti, il nostro sistema solare ha 8 pianeti, vi ho parlato di sistemi a 6 pianeti, per cui considerando una media anche di un pianeta per stella, dovrebbero esserci 200 miliardi di pianeti solo nella nostra galassia. E quante galassie ci sono nell'universo? Fino adesso si parla di 100 miliardi di galassie. Cioè sono numeri che, come dice Planizio, che è qui presente, non significano niente, nel senso che noi non riusciamo neanche a immaginarli, questi numeri. Non ci arriviamo, per la nostra mente proprio sono inimmaginabili. Un recente studio di un'università australiana ha stimato che pianeti potenzialmente abitabili soltanto nella nostra galassia potrebbero essere 100 miliardi. Questa è un'altra galassia, la galassia M51, la galassia Vortice. Sono due galassie che si stanno fondendo insieme, che stanno interagendo, perché le galassie, che sono dei sistemi di stelle e di pianeti, evolvono, si scontrano, danno forma, danno vita alle forme più bizzarre e meravigliose, però sono le nostre case, sono la casa appunto delle stelle e dei pianeti. E anche questa galassia dove si formano nuove stelle, perché si scontra con un'altra e questo provoca la nascita di nuove stelle e conseguentemente di nuovi pianeti. Ecco, dobbiamo meditare su queste. Queste sono solo delle slide, delle fotografie di meditazione, diciamo, per pensare a quante potenzialità abbiamo. E con questa vignetta che ho trovato particolarmente ironica e illuminante, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Più vivono di meno e hanno una vita breve,
E siccome i pianeti hanno bisogno di tempo per formarsi, e una ipotetica anche vita ha bisogno di tempo, perché non è che c'è un pianeta e la vita, magari la vita nasce dopo un miliardo di anni, ma se la stella è già morta, ci sono delle stelle giganti che hanno una vita brevissima, anche di meno di un miliardo di anni, o di poche centinaia di milioni di anni, per cui anche la dimensione della stella, oltre che la temperatura, nel breve periodo influisce la temperatura, ovviamente. La temperatura della stella, perché dipende dove il pianeta è, e soprattutto le radiazioni, perché per esempio non vedete che le nane rosse, che sono tanto piccoline, freddine, e per cui si può stare vicini alla nana rossa, perché la fascia di abitabilità è più vicina, però le nane rosse nei primi milioni di anni della loro formazione sono tremende, sono famose per essere praticamente per lanciare una sorta di radiazioni ultraviolette altissima. Queste radiazioni potrebbero far evaporare l'atmosfera di possibili pianeti vicino a loro, per cui dei pianeti che orbitano molto vicino alle nane rosse dovrebbero avere un campo magnetico forte che li protegga dal vento e dalla radiazione solare, in modo che il vento e la radiazione solare non possa disperdere la loro atmosfera. Per cui sicuramente tutto su una stella influisce sulla potenziale, sulla vita dei pianeti. Diciamo che dipendiamo più dalle stelle che dal pianeta. Il pianeta è qualcosa in base, cioè si sviluppa in base alla propria stella. Prego. Sì. Ci sono certo, ottima domanda, ci sono un sacco di altri metodi. Il metodo principale, oltre al metodo dei transiti, è il metodo delle velocità radiali, ovvero di rilevare lo spostamento nello spettro di luce di una stella. Noi vediamo perché i pianeti orbitano intorno alle stelle, perché hanno l'attrazione gravitazionale della stella, ma anche le stelle sono attratte gravitazionalmente dai pianeti, perché tutto si attrae nell'universo, ovviamente in misura minore, anche piccola. Però in realtà la stella e il pianeta orbitano intorno a un comune centro di massa. Nel nostro sistema solare il centro di massa è dentro il Sole, è talmente vicino al Sole che è dentro l'interno del Sole, però anche il Sole orbita intorno a questo centro di massa che è un po' spostato non al suo centro ma più verso la sua superficie. Per cui anche la stella è attratta dai pianeti. Se noi misuriamo con lo spettro della stella lo spostamento regolare, periodico, di oscillazione della stella nelle frequenze, lo spostamento si chiama effetto Doppler, lo spostamento delle righe verso il rosso, verso il blu, il red shift o il blue shift, noi vediamo che questo spostamento si ripete periodico, sappiamo che questa stella oscilla periodicamente, ruota intorno a un centro di massa, solo per un motivo, perché è attratta gravitazionalmente da altri corpi, e se sono corpi che noi non vediamo, non sono stelle, ma sono pianeti. Per questo motivo, scusate, si è sentito lo stesso? Sì. Per cui si chiama metodo delle velocità radiali, che ha fatto scoprire tantissimi pianeti, anche se il metodo più fruttuoso è stato il metodo dei transiti, ma semplicemente perché è stato più usato. Sì, pianeti erranti, vagabondi. Sì, con il metodo, con un altro metodo, che non è il metodo dei transiti, perché non hanno una stella, non è il metodo delle velocità radiali, perché non c'è una stella che puoi vedere oscillare, col micro lensing gravitazionale, che è comunque si fa riferimento alle stelle di fondo, passano davanti a delle stelle di fondo e distorcono la luce della stella di fondo. E se le stelle di fondo vengono fanno l'effetto di una lente gravitazionale, vengono distorte e vengono amplificate la luce delle stelle di fondo, sembrano più luminose o spostate, e però questo fenomeno dura poco e poi ritornano con la loro luce normale, per cui vuol dire che è passato davanti alla stella
un corpo che ha per la legge di Einstein, che dice che la luce si curva per l'effetto di Einstein di lente gravitazionale, si vede questa distorsione della luce delle stelle sulle stelle di campo, lo stelle di sfondo. E è un metodo più tecnico, però che ha dato anche questo un sacco di risultati, anche se poi si usa per praticità quello del metodo del transito. Il metodo dei transiti definisce esattamente il raggio del pianeta e il metodo delle velocità radiali, cioè vedere quanto oscilla la stella perché è attratta da un pianeta, non ti fa vedere quanto è grande il pianeta, il raggio, ma ti fa capire la massa. Ora, se noi mettiamo insieme questi due metodi, sappiamo con il metodo del raggio, lo stesso pianeta, studiamo la stella e vediamo col metodo delle velocità radiali la massa. Se noi abbiamo il raggio del pianeta, abbiamo anche la massa, possiamo vedere la densità e sappiamo se è un pianeta roccioso o se è un gigante gassoso. Per cui, quando si scopre un pianeta col metodo dei transiti, non è che basta dire l'ho visto transitare, l'ho scoperto. Si fa il doppio controllo col metodo della velocità radiale. Si studia la stella e si vede la stella se effettivamente subisce delle irregolarità, oscilla, perché ha dei pianeti. Se anche il metodo della velocità radiale risulta positivo, allora è vero, il transito è confermato anche il transito. Si fanno dei controlli incrociati praticamente. Esatto, nel transito vedi solo quelli che sono lungo la tua linea di vista, devi sperare di veder passare un pianeta lungo la linea di vista. Invece col metodo delle velocità radiali, anche se il pianeta non è lungo la linea di vista, anche se il pianeta dalla nostra prospettiva non si può proprio, non passa lungo la nostra linea di vista, l'oscillazione della stella dovuta alla gravità del pianeta, noi la possiamo studiare lo spettro della stella e ce ne accorgiamo, anche se la stella, se il pianeta prospetticamente non passa davanti a te, ne vedi di più, però non sai le dimensioni del pianeta, sai solo la massa. Alessandra, cioè signore, qua che ti vuol dire qualcosa? Mezz'ora che ha avanzato e non lo guardi mai. Scusi. Di fare una domanda sensata di interesse generale, no? Perché le domande sarebbero tantissime, perché l'universo quanto pare non è piccolo. No. La prima domanda curiosa, però passa in secondo piano, è come si riesce a capire qual è come si riesce a determinare la velocità del vento su Cappero 22, i famosi 700 km orari. Ah no, sul Giuliano sì, Tardo, sì, però, 7.000 km. Sì, però una domanda principale è questa. Sì. Allora, immagino che tante stelle sono state osservate, catalogate, sì, in base a vari criteri, spettroscopie, eccetera, eccetera. Non penso che a priori ci sia una stella attorno alla quale si sa che non ci sono pianeti, no? Diciamo, a priori attorno ad ogni stella possono esserci dei pianeti. Quindi a priori attorno ad ogni stella possono esserci dei pianeti abitati. Quindi la domanda è questa. Qual è il criterio che viene usato dagli addetti ai lavori per dire io in tutto l'insieme delle stelle? A caso, no? Cioè in tutto l'insieme delle stelle scelgo queste perché attorno a queste. Allora, nel caso di Kepler, il telescopio della NASA, hanno usato questo criterio, l'hanno puntato su una zona di cielo tra la costellazione del Cigno e della Lira e hanno detto una vale l'altra. Come potrebbe dire, prima osservo quelle più vicine. E l'hanno puntato, loro invece hanno usato questa tecnica, ne voglio osservare il più possibile. Nella quantità, e allora nella quantità Kepler ne osserva tantissime e poi le riosserva e poi le riosserva finché tra le migliaia di stelle non vede passare dei transiti. Ora, Kepler